Mi chiamo Salvatore, ho 17 anni, ero un piccolo delinquente. Frequentavo un gruppetto, diciamo, di una decina di ragazzi, che eravamo tutti euforici, no? Ragazzi molto aggressivi, erano arrabbiati, avevano tanta rabbia. E allora si cercava sempre il momento giusto per litigare con le altre bande e iniziavamo ad uscire. Appena vedevamo ragazzi di quartieri diversi, iniziavamo a dire: che ci fai qua, questa zona nostra, sai, le solite cose, no? Succedevano risse, però finiva là. Non è come adesso che si continua sempre, coltelli, pistole. Ci prendevamo a botte e poi finiva lì. Adesso è cambiato tanto, perché prima, ecco, c'era il litigio, sì, ma dopo finiva, invece adesso no, si prosegue. In quel momento non pensavo a niente, ti dico la verità, non pensavo a niente. È proprio questo che ti fa riflettere. Dopo tanto tempo, quando riesci ad incontrare persone più grandi di te, che hanno più esperienza di te e ti fanno riflettere su quelle cose, in quel momento pensi: oh cavolo, che ho fatto? Non dovevo. Un giorno incontrò a un maestro che lui faceva il sociale in una parrocchia, che faceva un po' di judo, faceva, diciamo, l'educatore. E mi disse: se ti porto da un maestro ci vuoi andare? Io dissi sì. Andammo dal maestro e lui mi disse: ma che ha fame, Zavi? Non è strada per te, tu sei un bravo ragazzo, vuoi stare vicino a me, io ti faccio in palestra, non ti faccio pagare. Io dissi sì. All'inizio sembrava strano, sai, rispettare le regole, perché comunque non averlo fatto da piccolino sembrava un po' strana la cosa. Io dissi: vabbè, vediamo dove vuole arrivare. E lui voleva arrivare a portarmi sulla giusta strada e oggi ci è riuscito. E spero che lo faranno anche altri ragazzi che adesso purtroppo stanno facendo un po' quello che ho fatto io da piccolo. Ragazzi, cercate la via giusta, perché ormai si sa, questa vita o muori in galera.